Bentornati in studio, parliamo sempre di lavoro ma di formazione. Formazione e lavoro, due ambiti molto complementari e in particolare ci riferiamo alla professione del geometra. Come vedete dall'articolo che abbiamo pubblicato oggi sul sito veronaeconomia.it, a Verona è record di iscrizione agli istituti per geometri, più 26% di studenti al prossimo settembre. Qui vediamo il presidente Fiorenzo Furlani, sorridente, felice, insomma immaginiamo che sia stato fatto un gran lavoro in questi ultimi anni di sensibilizzazione, di promozione della professione del geometra che ha portato a questi risultati. Ma per capirne di più abbiamo in collegamento Nicola Turri, consigliere delegato per la scuola e l'orientamento del Collegio dei Geometri di Verona. Benvenuto Turri. Buonasera, ben ritrovati. Allora, insomma, numeri che fanno piacere. Sembrava che il geometra fosse una professione ormai un po' snobbata dai giovani e invece i numeri dicono esattamente il contrario, c'è una controtendenza e ci fa molto piacere. Finalmente, mi viene da dire, finalmente i numeri ci danno ragione, si va in controtendenza, è un lavoro certosino che ormai stiamo svolgendo da 10 anni nelle scuole. Quando parlo di scuole secondarie di secondo grado, per cui le nostre scuole di competenza che sono i CAT, che sapete essere gli istituti costruzioni, ambiente e territorio, sono le scuole che poi formeranno i futuri geometri, ma soprattutto il lavoro fatto anche nelle scuole secondarie di primo grado, per cui nelle scuole medie di Verona e provincia, dove da qualche anno facciamo attività laboratoriale e spieghiamo ai giovani studenti l'attività e la professione del geometra. Sono quasi 240 i nuovi iscritti al prossimo settembre, insomma numeri che davvero impressionano se pensiamo anche alla situazione attuale che riguarda la scuola in generale, momenti sappiamo difficili un po' per il Covid. Qual è secondo lei o quali sono gli elementi che attraggono di più i giovani nei confronti di questa professione? Avete fatto un'analisi, un'indagine per capirlo? Guardi, io ho seguito ormai appunto da oltre 10 anni, perché abbiamo avuto il punto più basso che è coinciso con la crisi dell'edilizia, che è stato intorno al 2008-2010, e il cambio di denominazione degli istituti. Gli istituti tecnici per geometri con la riforma Gelmini sono diventati CAT, appunto, istituti costruzione ambiente e territorio. Questa cosa per noi è stata devastante, proprio perché il momento storico della crisi, coincidente col cambio della denominazione degli istituti, è apparso ai più che i geometri fossero scomparsi, per cui abbiamo effettivamente dovuto fare un'opera di ricucitura totale, far capire ai genitori soprattutto e quindi alle famiglie e agli studenti poi che la professione del geometra non era certo scomparsa, anzi era attiva più che mai. Come siamo arrivati ai risultati odierni? Per fortuna la nostra professione è una professione multidisciplinare ed è una professione che sta andando soprattutto negli ultimi anni nella scia dell'innovazione della tecnologia, e questa è una carta che ai giovani ovviamente piace tantissimo e penso sia stata una delle carte con cui siamo entrati a pie pari nelle scuole. Tra l'altro l'edilizia sta conoscendo in questi ultimi periodi una nuova primavera. Dopo la grande crisi del 2008, insomma le crisi recenti, c'è stato un risveglio grazie anche a degli incentivi, tra cui il superbonus 110, ma altre misure del governo. Però possono bastare queste misure per dare un definitivo là alla ripartenza effettiva, oppure c'è ancora qualche questione da mettere a posto, secondo lei? Indubbiamente c'è ancora molto da mettere a posto. Ripeto, la nostra fortuna, e questo l'abbiamo spiegato tanto ai genitori, soprattutto agli studenti, che la nostra non è una professione statica, ma è una professione dinamica. E quando parliamo di geometri si cerca sempre di associare la professione all'edilizia, ma in verità l'edilizia è solo una parte
di ciò che è la professione del geometra. E questo, ripeto, è stata per noi nei momenti difficili una carta vincente, proprio perché quando l'edilizia ha avuto questa grande crisi, per noi c'è stato tutto l'altro aspetto della professione, che vuol dire le rilevazioni, che vuol dire le valutazioni immobiliari, che vuol dire la gestione dei cantieri, che vuol dire la sicurezza dei cantieri, che vuol dire gli amministratori di condominio, per cui capite bene che, come ribadisco, ed è una delle carte su cui spendiamo molto, la poliedricità della nostra professione. Tra l'altro, voi come collegio, lo ha anticipato anche prima, avete coinvolto molto in questi anni i giovani, facendoli toccare proprio con mano anche gli strumenti della professione. Li avete accompagnati in qualche cantiere, mi ricordo qualche cantiere anche cittadino, in cui hanno potuto osservare i veri geometri, i già geometri chiaramente all'opera. E questa esperienza, questa contaminazione, forse è quello che fa anche la differenza per far innamorare un giovane a una futura professione, a un futuro lavoro. Guardi, il lavoro che abbiamo fatto in questi 10 anni è stato proprio quello che c'era questo grande mismatch, no, tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola. Ci stiamo ancora lavorando, però devo dire che in questi 10 anni stiamo facendo delle iniziative che avvicinano molto gli studenti a quello che è poi il mondo della professione, per cui li facciamo effettivamente toccare con mano quello che poi saranno o potrebbero essere gli ambiti di professione. Ricordo, li abbiamo portati in rilevazione alle trincee in Malga Pidocchio. In Alta Lessinia, li abbiamo portati presso una torricella qui a Verona per un rilevamento anche qui di una parte storica della città. Abbiamo fatto un percorso per disabili che dalla piazza della Giarina collega il percorso attraverso appunto i giardini della Giarina con la piazza Isola. E una cosa molto importante, stiamo entrando nelle scuole attraverso, ed è proprio sistematico, attraverso i POF, per cui attraverso i piani di offerta formativa, le scuole trovano delle giornate che sono poi dei workshop dove tutors che altro non sono liberi professionisti geometri vanno per una giornata a scuola a spiegare ai ragazzi che cos'è la professione, ma soprattutto facciamo progetti concreti con loro e questo l'hanno decisamente capito. Insomma, una bella notizia, un bel risultato che vogliamo comunicare, lo facciamo stasera proprio perché quando si investe sulle giovani generazioni, come ha fatto il Collegio dei Geometri negli ultimi anni, poi si raccolgono anche i risultati. Quindi complimenti, Turri, complimenti a tutto il Consiglio, presidente Furlani, e avanti tutta. Grazie mille, speriamo proprio che sia così, visto il momento, che questa sia proprio una scintilla, ma poi che effettivamente questa scintilla produca risultati permanenti, che è il nostro auspicio. Grazie a voi anche per il momento che ci avete dedicato. Grazie per essere stato con noi. E Buona allora serata, buon adesso, proseguimento. grazie. Adesso andiamo avanti, lasciamo spazio a un po' di musica, poi il GR e poi torniamo con altri ospiti. A tra poco.